Allora, buonasera, grazie per aver accettato di intervenire, dico ai giornalisti naturalmente, a questa conferenza stampa convocata ad horas dopo che nel pomeriggio è uscito il provvedimento del TAR che finalmente ha chiuso una lunga querelle che aveva messo in discussione i risultati elettorali dell'anno scorso. La sentenza è chiara, oggi è possibile dire ai cittadini di Martina Franca che tutte le illazioni, tutte le perplessità ingenerate, tutti i dubbi ingenerati sono stati fugati. Devo dire che durante tutti questi mesi noi abbiamo lavorato sicuri che il risultato ci avrebbe, come dire, che la sentenza avrebbe confermato i voti. Quindi non abbiamo lavorato con un dispendio inferiore di energie, anzi abbiamo lavorato anche forse di più. Devo utilizzare il mio spazio per ringraziare tutte le persone che si sono impegnate per questo risultato, a partire dai nostri, avvocati che subito, quando erano stati messi in discussione 30 voti nella sezione 9, che è diventata anche un mito da maglietta, sono arrivati immediatamente nell'ufficio centrale. E hanno, come dire, iniziato quel processo di verità che veniva messo inizialmente in discussione. I voti sono stati confermati, i voti che erano stati messi in dubbio, i famosi 30 voti, sono stati confermati sia dalla prefettura sia dai giudici. Diciamo che il voto democratico è garantito con un'espressione molto chiara da parte del Tribunale che ha giudicato inequivocabile il risultato. Quindi la democrazia ha vinto ancora una volta. Sono state dette in questi mesi molte cose inesatte, anche per fuorviare i cittadini rispetto a un voto legittimo che si era manifestato l'anno scorso. Davvero, quindi, all'avvocato La Sorsa, ad Angelini, a Caramia, che sono andate subito nella sezione, ma poi anche a Valentina e allo studio Cezzi di Lecce che ci ha seguiti, va il mio ringraziamento e credo quello di tutti i consiglieri comunali. Noi non dobbiamo dimenticare che il risultato è attribuito ancora oggi, ancora una volta, a questa squadra, quasi tutta alle mie spalle, che 9 mesi fa ha chiesto ai cittadini la conferma di un consenso che i cittadini ci hanno dato. Spesse volte, e voglio dirlo anche con estrema chiarezza, è stato messo in evidenza il fatto che noi avessimo vinto con una percentuale di voti che fosse un terzo rispetto a quello dell'elettorato. Ma la democrazia funziona proprio così. Il problema è di chi ha pensato che questa forza che sta alle mie spalle, che è fatta di entusiasmo, di volontà di impegno, fosse già stata messa da parte dall'improvvido scioglimento dell'amministrazione precedente che ci aveva visto già impegnati a lavorare. Io mi fermo qui, credo che oggi, comincia un lavoro ancora più sereno, semmai non lo fosse stato quello di prima, un lavoro più sereno e credo, ecco, il dato politico è che ci può essere ancora di più il coinvolgimento dei cittadini nel portare avanti un'esperienza amministrativa che ha dato dei risultati in passato, ma che soprattutto vuole continuare a darle un futuro. Credo che oggi, uscendo da questa ambiguità anche che ha pesato nelle ultime elezioni, i cittadini possono sapere di contare su un'amministrazione che è a disposizione di tutti, di
di tutti. Quando dico di tutti, dico di ogni cittadino che ha pari dignità di accedere ai servizi e di chiedere all'amministrazione un governo serio, efficiente, improntato a criteri di legalità, ma anche improntato alla volontà davvero di rispondere alle esigenze di una città come quella di Martina Franca, che merita un governo stabile, che merita un governo di persone oneste, che merita un governo di persone la cui unica volontà è quello di dare tutto se stessi in favore della città. Qualche volta ci riusciamo, qualche volta non ci riusciamo, bene. Forse sappiamo anche noi quanto dobbiamo migliorare, i cittadini ce lo dicono, però oggi si sancisce ancora una volta attraverso il sigillo anche di un tribunale quello che è stato il voto che era già chiaro 9 mesi fa. Quindi davvero grazie a tutti coloro che si sono impegnati e buon impegno a tutti ancora di più. Ecco. Domande? Domande? Cioè, mi piacerebbe qualche domanda rispetto a chi magari in questi mesi anche come giornalisti cioè, ha alimentato una lunga, diciamo, non querella, ma come dire, una informazione che tutto sommato non ha fatto bene ai cittadini e alla città, ma che noi naturalmente con questa sentenza sentiamo di aver messo una volta per tutte alle spalle. Ha pulito ora cosa dici? Ha pulito il giornalista Quero mi chiede ha pulito cosa dico che ha fatto evidentemente male a disconoscere un risultato e a far venir meno il suo impegno in favore della città nel ruolo dell'opposizione. I ruoli in democrazia possono alternarsi, però ogni ruolo è importante, sia quello di chi ha la responsabilità di governo e di maggioranza, sia di chi ha la responsabilità dell'opposizione e minoranza. Guai se considerassimo risolto una volta per tutti il gioco democratico quando si è perso. Magari diamo qualche dato tecnico. Ecco, parlate voi ora, e anche qualche considerazione politica. Che... Magari, ecco, diamo qualche, diciamo, ricordiamo un po' anche dal punto di vista un po' più tecnico gli elementi che sono stati posti all'attenzione del TAR e quindi la valenza un po' più, diciamo, giuridica di questa sentenza. La sentenza è molto chiara in realtà. È facilmente leggibile, anche se la vicenda è complessa. Attesta fondamentalmente due grandi questioni. La prima, il distacco tra il candidato sindaco Ancona e il candidato sindaco Pulito, che dopo quei 5 giorni di battaglia in ufficio centrale elettorale aveva sancito che Ancona andava al ballottaggio, seppur con uno scarto non eccessivo, insomma erano 23 voti, quello scarto c'è ed è ulteriormente incrementato all'esito della verificazione fatta dalla prefettura. Quindi questo credo che sia un dato molto importante per dare a tutti quanti la serenità e la certezza sul risultato elettorale. I famosi 30 voti che i nostri avversari ci negavano e che inizialmente anche l'ufficio centrale elettorale non aveva riconosciuto al candidato sindaco Franco Ancona, noi avevamo sostenuto, ricorderete, che quei voti non solo c'erano, ma erano anche attestati dalle tabelle di scrutinio, bene, non solo le tabelle di scrutinio, ma anche il riconteggio scheda per scheda ha confermato che quei 30 voti ci sono sempre stati. E probabilmente da un punto di vista politico possiamo aggiungere che anche i nostri avversari lo sapevano. E quindi ognuno dovrà trarre le conseguenze di quello che ha sostenuto in questi mesi, non tanto per limitare il proprio diritto, il suo diritto di difesa, ma per affermare il valore della lealtà anche quando le posizioni in campo sono opposte. Si gioca la partita
Ognuno cerca di vincere la partita, ma il rispetto delle regole del gioco è essenziale per ogni sana partita. Il secondo elemento che mette in evidenza il TAR è che non ci sono stati brogli. Anche su questo si è soffiato, forse troppo, in questi mesi e probabilmente anche con un intento strumentale per cercare di minare la credibilità di un'amministrazione che invece, come dice il TAR, è legittimamente in carica. Non ci sono stati brogli, le difficoltà operative incontrate in alcuni seggi non hanno inciso in alcun modo, dicono i giudici del TAR, sulla genuinità dell'espressione del voto popolare. I plichi, come tutti e tre gli avvocati in prefettura, quando abbiamo riconteggiato, riaperto i plichi e riconteggiato le schede, erano perfettamente integri e sigillati, quindi non c'era alcun motivo, ed oggi ce n'è ancora meno, per continuare ad alimentare un clima di sospetto sulla regolarità di operazioni elettorali che, peraltro, come tutti sanno, non sono state gestite da questa amministrazione, ma da un'amministrazione commissariale, alla quale tuttavia i giudici del TAR non muovono alcuna censura. Questi due elementi credo che riassumano efficacemente il senso di 8 mesi di polemica probabilmente eccessiva. Le cause si fanno, non è che non si fanno, però un conto è sostenere le proprie ragioni nel processo, altro è cavalcare ad altri fini queste questioni, sapendo peraltro che la situazione di fatto di lì a qualche mese ti smentirà, perché se le 30 schede che i cittadini, dicevamo, avevano dato al sindaco Ancona nella famosa sezione 9 c'erano, eravamo certi che li avremmo trovati lì dove li abbiamo trovati, nel plico perfettamente chiuso e sigillato. Da questo punto di vista tutti dobbiamo fare una riflessione sui metodi che utilizziamo nella comunicazione politica e su quanto possiamo ammettere che l'utilizzo di fake news, di notizie false, possa essere consentito nell'agone politico. Io credo che il valore della sincerità e della lealtà nei confronti della cittadinanza è la prima regola e viene ancor prima della legittima voglia, ambizione di candidarsi e di riuscire a ricoprire un ruolo di amministrazione importante come quello di Martina Franca. Questo credo che andasse, come dire, sottolineato. La sentenza è ormai su tutti i social, la potrete leggere, ma le considerazioni credo che riassuntivamente possano essere queste. Grazie a tutti per essere venuti. Consentitemi, faccio un ringraziamento. Consentitemi ovviamente di ringraziare i colleghi Antonio Micolani del Foro di Lecce, la professoressa Gabriella De Giorgi Cezzi del Foro di Lecce, l'avvocato Valentina Lenoci, l'avvocato Alessandro Caramia, che pur non facendo tecnicamente parte del collegio difensivo sono stati fondamentali per non perdere la bussola in una vicenda che obiettivamente, come dire, rischiava di andare un po' alla deriva, no? Di farci perdere la strada, perché, come dire, gli elementi di confusione erano continuamente sul campo, lungo il nostro cammino. Ma diciamo che questo team, ognuno per le proprie competenze, ha funzionato bene, e ovviamente un grazie anche a tutti i consiglieri comunali e gli assessori che in questi mesi non si sono fatti condizionare, così come alcuni avrebbero voluto, da questa pendenza, e hanno lavorato serenamente, e oggi probabilmente però da questa sentenza trarranno una marcia in più per continuare a fare meglio e ancora di più. Questo sicuramente, questo effetto, i nostri avversari lo hanno conseguito, quindi grazie a loro anche da questo punto di vista. Capogruppo PD. Solo una piccola considerazione politica a margine di questa giornata. Sono stati mesi impegnativi, dove ci siamo spesso interrogati se rispondere o non rispondere a tutta una serie di provocazioni che sono iniziate già nella campagna elettorale, una campagna elettorale che si è contraddistinta per essere molto spesso scaduta
nelle comunicazioni e nelle controversie. Abbiamo scelto di mantenere un profilo basso fino a questo momento. Questa è stata una scelta sofferta molto spesso, però i consiglieri comunali del PD, i colleghi di Visione Comune e l'amica Elena Convertini di Sinistra Italiana, non volevo dire di banco, di bagno, però ho detto di altro, giusto per rimanere in tema. Si sono spesso interrogati se continuare a lavorare secondo l'agenda Martina, se fermarsi, se attaccare, oppure se lavorare come se avessimo già saputo il risultato di oggi. Il nostro sindaco, che guida da timoniere questa amministrazione già da 6 anni, ci ha detto di continuare a lavorare e di mantenere il profilo basso, e così abbiamo fatto tutti. Ma adesso basta, il profilo basso non lo manterremo più, nel senso che continueremo a lavorare come prima e più di prima, denunciando ed attaccando assenze che in Consiglio Comunale sono state pesanti, non per le assenze, ma per le giustifiche di assenze che ci hanno offeso continuamente nella nostra legittimità, perché io sono stata eletta. E ogni, come la maggior parte di noi, anche coloro i quali sono entrati poi in giunta, e sentirsi dire ad ogni consiglio comunale che si giustificava l'assenza perché questo consiglio non era legittimamente eletto, è stato offensivo. Per noi adesso basta, questo tipo di comportamento non lo accetteremo più, quindi ci aspettiamo, come è stato detto, che naturalmente dal 21 si ritorni in consiglio comunale. Qualora questo non avverrà per motivazioni legali o altro, noi non ci fermeremo rispetto a questo. E il profilo basso non lo manterremo neanche nei confronti di chi non collabora. Io questo lo voglio dire chiaramente. In questi mesi è stato anche complesso gestire procedimenti, situazioni, in una fase che veniva riconosciuta come di stallo o temporanea. La città non merita questo tipo di comportamento. Quando una classe politica c'è e dà delle direttive, queste devono essere eseguite, perché vengono determinate secondo gli obiettivi che abbiamo deciso di raggiungere per il bene della città. Quindi invito tutti da questo momento, e so che sarà così, a mantenere certamente la schiena dritta, ma è a lavorare anche denunciando situazioni che non ci piacciono, perché noi siamo istituzionalmente corretti, l'ha detto l'assessore La Sorsa, abbiamo sempre rispetto delle istituzioni, ma più di tutti adesso c'è rispetto dei cittadini che ci hanno votato al secondo turno dandoci la legittimità di stare qua. Per cui io credo che si apre una fase nuova, una fase di ascolto con la città, che ci vedrà impegnati maggiormente nei confronti dei cittadini, e questo sarà determinante poi per la politica dei prossimi anni. Quindi mi auguro che, se smettiamo di assumere atteggiamenti offensivi l'uno nei confronti dell'altro, la politica non è l'offesa personale, la politica è la gestione della controversia nell'argomento. Io devo controbattere quello che dici, non tu che lo dici. Quindi noi ci batteremo per questo, sia perché ritorni equilibrio nella politica in città, nel Consiglio e anche nella Giunta. Questo mi sento di dire, mi sento di ringraziare Franco per aver mantenuto questi mesi la freddezza necessaria nonostante gli attacchi. Lo dico da cittadino in primis e poi naturalmente da consigliere comunale e da politico. Adesso il compito che abbiamo, Franco, è quello di continuare questo lavoro e di farlo nel migliore dei modi possibili. Ed è bello che ci guardate, siamo tutti qua, perché noi questi siamo e continueremo ad essere, onestamente. La fiducia che ci avete dato verrà sicuramente ricompensata da un lavoro molto spesso silenzioso, ma che sta in ognuna di queste persone, nessuna esclusa. Grazie. Certo. La questione faceva riferimento alla
atteggiamento ostruzionistico da parte di qualcuno. No, va bene così. Non sentono la domanda. Se il riferimento era alla macchina amministrativa. Volevo sapere se il riferimento si faceva, appunto, riferimento poc'anzi era alla macchina amministrativa, se sì a quali uffici, e se questo ha condizionato ovviamente questo primo anno di attività, laddove più volte è stato evidenziato che probabilmente, diciamo, la prima era stata ingranata, ma la seconda marcia forse un po' meno. Sì. Quindi magari se mi date una battuta entrambi, se possibile. L'ho detto io, quindi penso di dover rispondere io a questo. Mi riferisco alla macchina amministrativa, chiaramente, perché noi qui stiamo, diciamo, gestendo il governo della città, e non posso riferirmi a tutta la macchina amministrativa, perché non sarebbe giusto, né tantomeno in questa fase posso dire a chi mi riferisco. Chi sa, sa. Noi sappiamo soltanto di aver dovuto anche attendere molto per ottenere dei completamenti di procedure e di procedimenti, per cui lo abbiamo tollerato perché la situazione, come ho detto, era delicata e non era giusto incrementare ancora, diciamo, polemiche, perché non si tratta di polemiche, non si tratta di questo, però si tratta di aver ingenerato e diffuso il sospetto della non legittima presenza all'interno del Palazzo Ducale. Questo lo dobbiamo dire chiaramente, non penso di essere smentita rispetto a questo. Per cui il lavoro degli assessori è stato molto spesso più faticoso di quello che poteva immaginarsi in una prima fase, probabilmente meno quello dei consiglieri. Io credo che oggi si sancisce anche, diciamo così, quello che si sarebbe dovuto sancire già a giugno, cioè la legittimità di questa amministrazione eletta e degli assessori che lavorano. Ecco, mi riferivo a quello, però ripeto, insomma, forse da questo momento potremo, diciamo così, poi parlare, qualora, non sono abituata a lanciare la pietra, a nascondere la mano, per cui ti ho detto che cosa è successo fino adesso, mi auguro che questo non succeda, ma se questo succederà, credo che politicamente il mio partito, i miei consiglieri, i miei assessori ne daranno notizia. Oggi è stata sancita e cristallizzata una fotografia che noi avevamo già ben chiara all'indomani delle elezioni. Noi ci siamo sempre sentiti legittimati ad amministrare questa città e ci siamo sentiti sempre gli amministratori di tutti i cittadini Martina, e quello che voglio dire è che non si sentano sconfitti i sostenitori della coalizione che diciamo ha perso questa partita legale, perché noi dal primo momento siamo stati anche i vostri amministratori, nonostante le persone che voi avete sostenuto in campagna elettorale non vi abbiano dato voce in questi mesi. Ecco, mi ricollego a quello che ha detto Nunzia, perché fino ad ora noi abbiamo tenuto più conto della volontà popolare e quindi della volontà dei nostri concittadini di avere quelle voci in consiglio comunale, e non abbiamo mai sollevato la discussione sulla decadenza, perché ce n'erano anche tutte le basi per chiedere la decadenza dei consiglieri comunali, ma noi abbiamo sempre avuto il rispetto del voto popolare, che è la cosa più importante. Ci siamo sempre mossi per la città, per i cittadini, quelli che hanno votato per noi e quelli che non ci hanno sostenuto. E anche se qualcuno pensava che avessimo questa spada di Damocle, che poi si è rivelata non esistere, dal primo momento, e l'altro giorno abbiamo approvato un bilancio, abbiamo approvato il bilancio preventivo, abbiamo approvato un ambizioso programma delle opere pubbliche, abbiamo messo in campo tante azioni che evidenziano come in realtà noi ci sentissimo evidentemente legittimati ad amministrare questa città. Ecco, adesso magari lo facciamo togliendo quel velo di dubbio che noi in realtà non abbiamo mai avuto, però
magari sulla città era calato. Quindi sono ben contenta che questo velo si sia dissipato, e così a schiena dritta, come sempre, come dal primo momento, continueremo a fare gli interessi dei nostri concittadini e di questa bellissima città. Quindi un rilancio, un buon lavoro a tutti quanti e a tutte quanti. Auguri anche ai martinesi, che hanno veramente adesso tolto ogni dubbio e ogni incertezza. Ecco, noi, anche noi, visione comune, di dire che siamo felici, per noi è dire poco. Sin dalla nostra ascesa in campo, noi ripetiamo, siamo scesi in campo prima ancora, in tempi non sospetti, a sostegno della candidatura di Franco Ancona sindaco. Questa è stata la motivazione, la nostra spinta, la nostra propulsione. Adesso questo risultato ci rende veramente felici. Noi, diciamo, inesperti di politica, inesperti di partitica, abbiamo considerato, oppure diciamo consideriamo, questo pezzettino di strada fatto insieme fino ad ora come rodaggio. Ciò non vuol dire che non abbiamo fatto le cose bene, anzi ci sembra di averne fatte bene, di averne fatte tante, per il bene della città. L'augurio, caro Franco, è di continuare al tuo fianco, con questa coalizione, di continuare a fare bene il bene per i cittadini di Martina, tutti i cittadini di Martina, quelli che ci hanno votato e quelli che non ci hanno votato, e di portare a casa con legalità, onestà, etica e trasparenza bei risultati che fanno bella la nostra città. Sono altre domande? Va bene così? Allora, davvero grazie di nuovo, grazie a tutti. Ora dobbiamo andare a monitorare. C'è solo un po' di rischio ghiaccio, Fabrizio, ma non per tutti. No. Vi aggiorneremo a breve, faremo un briefing con Meteo Valle d'Itria per capire che cosa può succedere stanotte, ma le attese non sarebbero così, diciamo, pesanti come quelle che abbiamo subito nei giorni scorsi. Intanto davvero grazie a tutti per essere intervenuti a questa conferenza stampa. Per Martina è un bel momento e ora andiamo a lavorare. Perché... Ecco, io vorrei chiedere solo una cosa al sindaco Franco Ancona. Sulla pagina del consigliere Giacomo Conserva si è letto già di Consiglio di Stato. Che cos'altro vi aspettate? Ma noi niente. Noi niente. Noi non ci aspettiamo, il problema è che così aspetta lui dal Consiglio di Stato, però diciamo è una querelle che non ci apparteneva e non ci appartiene. Riteniamo che questa sentenza sia tombale per il risultato elettorale, quindi naturalmente ognuno poi può fare quello che vuole. Certamente la credibilità era già a terra, ora se ne va sottoterra, ma sono problemi suoi, non sono più problemi nostri. Bravo.